Buongiorno, ho preparato la colazione stamattina a cappuccino e avevo voglia di cioccolato, quindi ho fatto due fette biscottate integrali con la cioccolata e di solito noi prendiamo questa, la nocciolata, che è davvero molto buona. Tra l'altro stavolta abbiamo preso il vasetto quello grande, infatti ci durerà un sacco di tempo. Oggi è venerdì, sono a casa, quindi giornata di totale relax. Buongiorno, mi sono preparata, mi sono truccata e mi sono cambiata. Prima ero in pigiama. Spero di riuscire a fare delle registrazioni oggi perché ho la memory card che mi sta dando problemi. È tipo la terza volta che rifaccio questa introduzione, ma dopo un po' che sta registrando mi dà errore memory card e quindi tutto quello che ho detto prima non me lo salva. Devo assolutamente comprare una memory card nuova perché altrimenti viene un po' complicato registrare video. Comunque, stamattina l'ho presa con molta calma, infatti sono già mezzogiorno passato, ho dormito un po' di più, devo ammetterlo. Tra l'altro oggi sono a casa, come vi ho detto, non lavoro, quindi ne ho proprio approfittato. In realtà ero a casa anche ieri, però ieri mattina mi sono svegliata molto presto perché sono andata a fare delle analisi del sangue, sto facendo dei controlli, quindi sono dovuta andare. Mi sono svegliata prima delle 7, sono uscita di casa a 7 e un quarto, a 7:20 ero già là, considerate che aprono a 7:30, però da 7:20 a 8:20, prima che sono entrata in ambulatorio, causa Covid, non ti fanno aspettare dentro per non creare troppo assembramento, ma ti fanno aspettare in coda fuori. Quindi ho preso una gelata, avevo le mani totalmente ghiacciate. Poi sono entrata, il tempo del prelievo è durato tipo 3 minuti tra compilare il modulo e poi fare effettivamente il prelievo, quindi è stato più il tempo di attesa che non il prelievo in sé. Poi una volta fatto il prelievo sono subito volata a casa e ho acceso la stufa perché davvero mi sono gelata. Comunque, anche per questo motivo stamattina ho voluto dormire un pochettino di più visto che non ho potuto farlo ieri. Tra l'altro ieri ho pubblicato una storia mentre ero in attesa e la maggior parte di voi mi ha scritto: ma Giada, ma devi fare il tampone, se è risultata positiva avete pensato tutte al Covid, e invece fortunatamente quello almeno no, non ce l'abbiamo, anche perché se vi ricordate noi l'abbiamo già fatto in SEO, che stima, appunto sono andata semplicemente per un controllo. Il programma della giornata di oggi è fare un po' di pulizie in casa, quindi se la telecamera è con me e riesco a filmare senza interrompere e quindi senza poi perdere tutto quello che ho registrato, e facciamo un po' di pulizie insieme. Poi vi dico anche due cose dedicate alla camera. Sono andata ieri da IKEA con mia mamma. Volevo prendere qualche completo, qualche biancheria per il letto da sostituire perché avevo voglia di qualcosa di nuovo, perché meno male sono sempre gli stessi che utilizzo, ma non c'era niente che mi colpiva, quindi alla fine non ho preso niente se non le grucce per riempire appunto l'armadio. E poi magari è un lavoro che voglio fare anche questo oggi, utilizzare tutte le grucce che ho preso ieri, ho preso ben 5 confezioni per andare a spostare un po' di vestiti che ancora abbiamo in cabina armadio, perché in realtà sia l'armadio che la cabina armadio è ancora piena di vestiti, dobbiamo ancora finire di fare i giusti spostamenti, tutte le cose che volevo spostare ancora non le ho spostate del tutto, proprio perché mi mancavano le grucce. Tra l'altro abbiamo ordinato anche i servetti, sia sotto vostro consiglio, ma anche proprio perché io mi sono accorta che non riesco a dare, cioè non ci arrivo ed effettivamente è scomodo. Abbiamo deciso di ordinare i servetti per la parte più in alto dell'armadio, perché considerate che l'armadio è 2,55 m, quindi cioè, io non ci arrivo proprio. In realtà se ci arriva se si mette sulle punte, però vabbè, è scomodo ogni volta. E quindi intanto sto prendendo la sedia per raggiungere il tubo pendiabiti più in alto. Abbiamo voluto mettere più tubi possibile perché la nostra idea era quella di andare ad appendere con le grucce più vestiti. Vestiti, magliette, pantaloni, quindi meno cassetti, ma più
tubi appendiabiti proprio perché la maggior parte dei vestiti vogliamo che siano appesi, così non si stropicciano, non fanno le pieghe, e quindi avevamo bisogno di mettere i bastoni anche in alto. Non so quando arriveranno i servetti, non ne ho idea, infatti per il momento non vado a completarlo, a riempirlo del tutto, perché altrimenti poi devo rifare il lavoro 2 volte, quindi aspetto che arrivano e poi una volta che arriveranno facciamo tutto il cambio armadio, diciamo così. Tra l'altro, devo ancora fare il letto perché stamattina ve l'ho detto che l'ho presa con calma. Riordinata, pulita, bella profumata, lavata anche il pavimento. Più tardi nel pomeriggio inizio a spostare i vestiti, però adesso stiamo preparando il pranzo. Io farò il minestrone, o meglio, in realtà non è che lo faccio, ma lo devo soltanto scaldare. Ne ha preparato parecchio mia mamma, le viene benissimo, me ne ha dato un bel po' così. Ho il pranzo pronto, poi tra l'altro amo il minestrone durante la stagione invernale. Comunque, a parte questo, parliamo un attimo della camera. Su Instagram vi ho già accennato qualcosa, o meglio, vi ho chiesto un consiglio su questa parete, come valorizzarla, come voi la valorizzereste, in quanto così non mi piace assolutamente. Partendo dal presupposto che questi due poster sono stati messi soltanto perché dietro ci sono i chiodini che erano stati messi quando avevamo la cassettiera lì e sopra la cassettiera c'era lo specchio. Quindi per non vedere i chiodini intanto ho tappato con questi due poster, ma ovviamente so che non sono nella posizione corretta, non sono del formato giusto. Sono stati messi così giusto per tappare il buco. Comodini e letto ci pensiamo in un secondo momento, adesso voglio concentrarmi sulla parete, quindi cosa fare per valorizzarla al meglio. Tanti di voi su Instagram sotto il post mi hanno detto metti una carta da parati, altre mi hanno consigliato di pitturare la parete, quindi soltanto questa parete dietro al letto di un colore diverso per fare contrasto con il letto bianco e con le altre pareti. Altre ancora mi hanno detto di mettere un mensolone e appoggiare sopra dei poster, altre di mettere un poster, comunque un quadro molto grande e colorato. Io invece vorrei fare qualcosa di più che vada oltre al poster oppure alla mensola o alla parete colorata con la semplice pittura. Vorrei fare qualcosa di più particolare, di più ricercato, qualcosa da dire wow, è stata una parete valorizzata bene. Quindi ho sfogliato un po' di riviste di arredamento, ho bazzicato un po' su internet, ho cercato insomma un po' di ispirazioni e ho trovato due idee che mi piacciono particolarmente. Tra l'altro, la settimana prossima viene qui il pittore al quale voglio fare 2 o 3 domande e chiedere se è fattibile quello che ho in mente, se si può realizzare, se secondo lui viene bene, insomma, qualche consiglio da un professionista. E poi, se tutto va in porto, già nelle prossime settimane partiamo con i lavori, così vi farò poi vedere il risultato finale. Non voglio accennarvi nulla perché non so se effettivamente andremo a farlo, vi dico solo però che ieri, oltre all'IKEA, ho fatto una capatina anche in un altro posto per vedere delle cose da utilizzare, da mettere proprio su questa parete. Ho già visto qualcosa che mi piace, devono arrivare i campioni, poi andrò a ritirarli in negozio e li proverò in camera per vedere se poi quello che ho scelto e che mi piace starà bene effettivamente nella nostra camera da letto con i colori che già ci sono. Però di questo poi ne parliamo quando effettivamente ho i campioni in mano, non voglio anticiparvi di più, però secondo me verrà una cosa molto 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 carina e particolare. Adesso passiamo dalla camera al bagno. Do una pulita veloce anche al bagno, giusto lo specchio che devo tenerlo pulito almeno quasi una volta al giorno perché è sempre sporco, non so come mai, ma si sporca praticamente in un nanosecondo. E dopo voglio andare anche a riordinare un po' la cabina perché qua ci sono dei vestiti appoggiati e visto che devo fare comunque
un po' di spostamenti, tanti vestiti di questi che sono appesi qui, devo comunque portarli di là, già che ci sono, insomma, ne approfitto anche per riordinare un po' la cabina armadio. Qualcosa abbiamo già svuotato, ad esempio, qui prima c'era tutto l'intimo di Ste, l'abbiamo tolto, l'abbiamo messo nell'armadio nuovo e qui al momento ha soltanto una felpa, perché qua tiene tutte le felpe che utilizza per stare in casa, le altre sono da lavare, quindi al momento ce n'è soltanto una. Qui sotto invece ci sono le tute per stare in casa, mentre invece prima le due cose erano insieme e si stropicciavano un po' di più perché comunque questi cassetti non sono tanto, tanto grandi. Qui invece ci sono tutte le cose, i pantaloncini e magliette per la palestra o per padel. E qui sotto ancora invece abbiamo i telimare, che non so perché erano insieme ai suoi jeans, visto che questo cassetto si è liberato, li ho inseriti qui. Da questo lato invece, quindi la mia parte di cabina armadio, per il momento ho sistemato questi quattro cassetti e qui ho messo sempre cose per stare in casa, quindi completi, tute, visto che ne ho diverse, le ho divise, quindi qua ho messo tre completi. Qui sotto invece ho messo dei leggings e altre felpe comode che utilizzo per stare appunto in casa. Qui invece ci sono le felpe e i pantaloni di Oceans Apart, alcuni perché ne ho diversi, infatti tutti gli altri li ho messi in quest'ultimo cassetto. Qui ho messo i leggings, mentre qui davanti invece ho messo i top abbinati, come vedete ne ho parecchi, prima erano tutti insieme, tutte queste cose che vi ho fatto vedere adesso erano insieme in un unico cassetto ed effettivamente quando cercavo le cose facevo un macello, invece così è tutto molto ma molto più ordinato. Poi un altro cassetto che al momento ho ordinato è questo, dove ho messo tutti i pantaloni. Questi cassetti ho paura a farveli vedere perché sono un casino. Ho un mix tra cose estive, gonne, magliette, devo assolutamente vedere tutto, piano piano si fa tutto. Comunque non vi ho più aggiornato sulle fughe. A distanza di un anno e mezzo sono ancora bellissime. Io sono super soddisfatta di questo lavoro. Ci sono dei punti dove tendono a sporcarsi di più, punti invece dove restano più belle, ma tutto sommato sono ancora perfette. Ve le faccio vedere perché molto spesso mi chiedete su Instagram nei messaggi privati come mi sto trovando a distanza di tempo, se sono rimaste belle e posso dire assolutamente di sì. Non so se ve le ricordate, ma prima erano tutte completamente nere e si vedeva ogni singola piastrella, invece così si perdono completamente. Di mangiare, adesso ho preparato le grucce così inizio a spostare i vestiti nell'armadio. Devo capire cosa voglio mettere di là, perché ad esempio in questa prima parte qui, quella diciamo dedicata ancora a me, ci sono tutti i cappotti pellicciotti e questi li voglio lasciare perché comunque li utilizzo e quindi sono comodi a portata di mano, questi li lascio. Poi qui ho una nicchiettina con alcune camicette che volendo potrei anche lasciare perché comunque non voglio svuotare totalmente la cabina armadio perché comunque resterà. E dopo qua ci sono altri vestiti, sia estivi, cioè comunque cose più leggerine che di solito metto in estate o comunque in primavera e cose che invece sfrutto anche adesso. Quindi faccio una selezione, magari sistemo i cassetti che sono abbastanza incasinati, quelli che vi ho fatto vedere prima, e con tutte le grucce che ho preso dovrei riuscire a fare un po' di riordine, quindi iniziamo. Thank you.
finito di sistemare i vestiti, ho fatto solo i miei, la mia parte, perché con Ste devo dovevo vedere insieme a lui quello che vuole tenere in cabina armadio, quello che invece vuole mettere nell'armadio, visto che adesso sta lavorando e non l'ho potuto ovviamente disturbare. Però non è tutto completato, proprio perché comunque ci mancano due bastoni appendiabiti che durante il montaggio si sono accorti che non erano insieme a tutti i pacchi che c'erano, insomma mancavano due appendiabiti, quindi comunque due parti dell'armadio non possiamo utilizzare in quanto ci manca proprio il bastone appendiabiti. Quando arriveranno, anche se abbiamo deciso di mettere i servetti, quindi penso che siano diversi, andrò a sistemare poi anche il resto dell'armadio. Comunque prima vi faccio vedere la cabina armadio. Ho comunque riordinato anche il lato di Ste, ho sistemato tutte le grucce rimettendo tutte le grucce uguali. Prima avevamo un po' di grucce diverse mescolate. Comunque qui ci sono tutte le sue magliette a maniche corte, perlomeno alcune, le altre sono da lavare, e poi alcune felpe. Qui invece c'è il reparto camicie e maglioncini, mentre questa zona qua invece non l'ho sistemato meglio. Questa in realtà l'avevamo già fatto, io ho fatto vedere oggi pomeriggio. Dalla mia parte invece ho lasciato qui quasi tutti i vestiti, magliette nere che utilizzo principalmente per andare a lavoro, sono rimaste lì. Questo è l'unico maglione che è in giro perché l'ho usato ieri, quindi lo volevo usare ancora una volta prima di metterlo in lavatrice. Qui invece ho riordinato i cassetti. Qui ho messo le tute lunghe estive e il vestito lungo. Qui ci sono alcuni pantaloncini estivi, mentre qua tutte le gonnelline. Poi nel secondo cassetto invece ho messo sempre cose estive, quindi pantaloncini in jeans, vari pantaloni con varie fantasie. Qui ci sono magliettine top, mentre qui invece toppettini più corti, crop top e body. Quindi nei primi due cassetti diciamo che ci sono le cose per l'estate. Terzo cassetto ho organizzato un po' anche quello che c'era qui, quindi ho messo qui tre completi di Oceans Apart, dietro le felpe e davanti i pantaloni. In quest'ultimo cassetto invece, come vi avevo mostrato prima, ci sono i jeans e i leggings. Qui ho aggiunto altre cose che utilizzo stare in casa, tute, comunque pantaloni, sì, della tuta. Quindi qui tutto dedicato al look da casa, vestiti da casa, comunque tute morbide. Qui vi ho mostrato e il resto ancora lo devo sistemare. Questi due cassetti qua ancora non li ho visti bene. Questo inizia ad essere vuoto, però comunque devo finire. E qui invece ci sono i pellicciotti e i giubbini che penso proprio di lasciare qui. Andando invece in camera da letto. Allora, partiamo da qua, visto che ho lasciato l'anta aperta. Allora, qui ho messo i vestiti lunghi da cerimonia e i cappotti lunghi. Qui in questo ripiano, nell'ultimo, ci sono alcuni maglioncini miei, queste sono tutte cose mie. Nel secondo ripiano le mie magliette a maniche corte. Qui invece ci sono le polo di Ste. Qui in alto invece è tutto completamente vuoto, perché non avendo ancora il tubo appendiabiti è impossibile utilizzarlo. Potrei appoggiare qualcosa, ma appoggiarlo tanto per appoggiarlo, intanto lascio così. Poi qui, che invece è la parte che mi sono scelta per me, ho messo tutti i maglioni invernali, quelli un po' più voluminosi. Non so se ve l'avevo già fatto vedere, comunque sono partita dal colore più chiaro andando via via poi al colore scuro, ovvero al nero, mentre qui in alto, sempre partendo dal bianco andando poi al nero, ho messo tutti i vestiti e magliette estive, cose che utilizzo soltanto in estate, perché adesso averle in cabina armadio a portata di mano erano comunque inutili perché non mi servivano, quindi le ho messe là in alto, che so che per un bel po' di mesi non devo andare a toccarle. In queste due cassettiere invece, la prima, se non ricordo male, sì, è ancora vuota. La seconda invece l'ho utilizzata, il secondo cassetto l'ho utilizzato per intimo
e calzini. Questi contenitori, tra l'altro, li avevo presi su Wish e sono perfetti come altezza con questo cassetto. Vorrei prenderne un terzo, magari un pochettino più stretto, da mettere al centro per aggiungere qualcos'altro. Dal lato di ste, invece, non è cambiato nulla, nel senso che i pantaloni li avevamo già messi qualche settimana fa. Qui ci sono alcuni vestiti che ho scartato. Qui ci sono i suoi cappotti, quelli che utilizza un po' di meno, quello che utilizza tutti i giorni invece è rimasto in cabina armadio. E qui nelle cassettiere lui ha organizzato così. Qui ci sono tutti i calzini utilizzando sempre i divisori presi su Wish. Qui tutte le calze, calze bianche e calze nere, calze scure. Qua come sempre calze sbagliate perché alla fine ci sono sempre. Mentre nella parte qui in alto pigiama e boxer, praticamente sono tutti a lavare gli altri e questo è quanto. Mangiato, la pasta era buonissima, forse i paccheri erano un pochettino al dente perché non li ho assaggiati prima di scolarli, ho rispettato il tempo di cottura e io li preferisco leggermente più cotti, però vabbè, la pasta era venuta, cioè è venuta comunque molto bene. Adesso sono in bagno perché voglio farmi una doccia calda, struccarmi e andare a fare una bella maschera purificante perché ho dei brufoletti, delle piccole imperfezioni su questa zona del viso, quindi voglio fare anche una skin care, stasera mi coccolo un pochettino di più. Come prima cosa vado a struccarmi, così poi metto la maschera e intanto che agisce mi faccio una bella doccia calda. Direi però che posso anche chiudere qui il video perché secondo me tra una cosa e l'altra è venuto anche abbastanza lungo, quindi spero che questo video vi sia stato di compagnia come sempre. Nelle prossime settimane penso e mi auguro di riuscire a farvi vedere qualcosa in più in camera da letto, perlomeno lato armadio completato. Poi magari la parete del letto non subito, però almeno lato armadio spero che fra qualche settimana sia completato definitivamente. Quindi restate sintonizzati per vedere il risultato finale, anche perché alcuni di voi mi hanno detto: ma non hai messo le luci, non hai illuminato, era carino illuminare con i sensori all'interno, così quando si aprono le ante si illumina, insomma, l'armadio si vede bene. Abbiamo pensato a questa opzione, poi però abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, comunque vedrete nelle prossime settimane. Nulla, io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!